16° trofeo storico Lodovico Scarfiotti, corso davanti al folto pubblico presente sui terrapieni e zone consentite lungo tutto il percorso, ha emesso le classifiche. Il miglior tempo sul tracciato l'ha ottenuto il vincitore di quinto raggruppamento, Stefano Peroni, che su Martini MK32 ha fermato il crono sul 4:46:91 dopo le proficue manche di ricognizione che hanno portato il fiorentino di Scuderia Bologna Squadra Corse ad ottenere un nuovo successo, col quale ipoteca il quinto raggruppamento e segna per la quarta volta nella stagione il miglior tempo in gara sulla monoposto vettura in proprio e con la quale ha un perfetto feeling. Sì, soddisfattissimo, non ci credevo quando mi hanno detto il tempo, è stata una prestazione, devo dire, non me l'aspettavo. Ieri ero molto più alto, togliere 9 secondi tanto e tanto e sono contentissimo. Quest'anno mi sto spingendo un po' oltre, consideriamo che 2 anni fa qua feci 41, era un bel tempo senza la chicane, con una chicane in più. E il tempo doveva essere molto, molto più alto e ci ho dato. Salvatore Riolo ha dominato il quarto raggruppamento al volante della PRC a 6 biposto, con la quale il siciliano della squadra piloti senesi era per la prima volta sui monti Sibillini e con cui ha centrato il sesto successo di fila tra le auto costruite entro il 1990. Riolo ha testato le nuove coperture Pirelli e la scelta della mescola è stata più impegnativa del previsto in relazione al setup della vettura curata da Gianna Resi. Ma è andata bene, chiaramente penso che più di questo con una biposto non possiamo chiedere. Potevamo anche magari scendere ancora qualcosina, però abbiamo stravolto la vettura per quanto riguarda le gomme e non mi sono trovato proprio benissimo, o almeno non abbiamo trovato la quadra. Molto probabilmente le rosse sono molto troppo morbide per questo percorso, per cui fino a metà ero secondo me molto molto bene, poi ho cominciato a galleggiare e allora lì ho detto è inutile rischiare, e quello che ci interessa, come ho sempre detto, è il raggruppamento, il nostro raggruppamento, il quarto raggruppamento. Degli altri raggruppamenti, devo dire la verità, non me ne frega assolutamente nulla. Terzo tempo in ordine generale, Giuliano Peroni ha vinto il terzo raggruppamento e per il padre di Stefano è un successo importante perché permette al pilota fiorentino di allungare le mani sul titolo con un tempo assolutamente gratificante. Non si smentisce l'altro fiorentino portacolore del Team Italia, Tiberio Nocentini, in una gara da sempre a lui congeniale, usando al meglio il potenziale della Merata Chevron B19 motorizzata a Cosworth, con cui ottiene il quinto successo su 6 gare ed allunga in testa al primo raggruppamento della serie tricolore, col quinto tempo in ordine generale. Marco Ceteroni infine ha vinto il secondo raggruppamento alla guida della Fiat 128 con cui nella gara di casa ha ribaltato le sorti della vigilia.